Benvenuti in questo nuovo video. Lo show preferito di tutte le famiglie e di tutti i bambini a casa. Non ha senso. Devo già salutare. Lo so, ma volevo iniziare subito. Sei sicuro che vuoi iniziare subito? Sì, lo so, ma perché mi devo... Cioè, se non inizio non mi sciolgo e quindi non riesco a farlo. È qualche cazzata. Benvenuti nello show per famiglie più amato dai bambini italiani, il video di Francesco Pizzo. Vi devo aggiornare su alcune cose. Se non avete visto i miei video di Instagram Stories, andatelo a vedere. In realtà non sono su Instagram Stories, ma su Instagram TV. Andate a vedere quel video. Questa parte la tagliamo. Oggi vi devo parlare di una cosa. Cioè del fatto che io non sono stato molto su YouTube in questi tempi. Perché, voi chiederete? Semplicemente perché ho dimenticato come organizzare il mio tempo. Quindi appunto il soggetto di questo vlog sarà appunto come organizzare il proprio tempo. Ah, ho anche assunto una persona che mi fa da cameraman, la cui identità rimarrà ignota, però voi sapete che c'è un'identità segreta dietro. Appunto il motivo per il quale ho dimenticato come organizzarmi è perché sono stupido. Non c'è altra motivazione fondamentalmente. Nel frattempo però non è che ho smesso di disegnare o fare altre cose. Infatti se mi seguite su Instagram avete visto che faccio questi lavori. Ma a voi non interessano queste cose. A voi interessa il fatto che io ho dei baffetti in questo momento. Cioè dei baffetti, dei specie di peli pubici sul viso. Voi vi chiederete come mai ho queste cose sul viso. Tutti affrontano diciamo la pubertà a circa 12 anni. Io ne ho 19. Tutti diranno: sei strano, esatto. Ma come sapete, in questa stanza tutte le cose accadono diversamente. Adesso vi farò vedere come organizzare la vostra giornata. E il modo migliore per farlo è... Fammi vedere questa parte che è tutta... che è tutta in disordine. Non ho fogli bianchi. Useremo una pagina dello sketchbook perché appunto sono a corto di fogli bianchi. E di materiale per scrivere. Perché non ho comunque... Ragazzi, su YouTube si guadagna, non lo sapevate, venite tutti su YouTube e vabbè, aprite tutti i fogli bianchi. Quindi il modo migliore per farlo è scrivere i vostri giorni sul vostro foglio, non so, però lunedì. Una volta fatto ciò dovete dividere le vostre attività a seconda degli orari alle quali volete svolgerle. No. Seconda. Che non so l'italiano. Una volta diviso il vostro foglio nei giorni della settimana, dovete dividere le vostre attività in base ai loro orari. Questo video sarà divertentissimo come tutti gli altri vlog. Ragazzi, io sono un maniaco perfezionista, non posso fare questa cosa su il foglio del mio sketchbook che oltretutto sto rovinando e sto cercando di tenere perfetto. Allora andremo a comprare una lavagna bianca. Voi forse avete già visto una lavagna bianca nei miei video e vi chiederete come mai non stai usando quella. È molto semplice, perché questa lavagna non si cancella e non c'è nemmeno il pennarello. Se provate a cancellarlo con qualsiasi cosa non viene via, non si cancella niente. Come vedete non si cancella. Ma questa cosa è appena l'ho scritto, dopo non si cancellava più. E quindi ho pensato: ne compro un'altra. Poi un mio amico mi ha detto: anche io ho comprato la lavagna bianca. Non è che non cancella, è che sopra c'è una pellicola di plastica che non fa cancellare le cose. E ecco cosa è successo quando io ho provato a fare il taglietto con le forbici. Quindi ho rigato la lavagna e adesso è da buttare. Andremo a morire dai cinesi a comprare questa lavagna. Seguitemi in questa appassionante avventura. Non riprendere le camere dove torturo i bambini. Mettiamoci le scarpe e andiamo. Questa parte la tagliamo. Questo video sta diventando sempre più imbarazzante. Finalmente arrivati al Dolif. Ho chiamato Dolif perché chiamarlo dai cinesi mi sembra razzista. Adesso andiamo a prendere la nostra tavoletta. Se non so se comprarla perché ho paura che non funzioni con quell'altro. Meno male che c'è scritto non tossico, perché... Comunque Dolif non sponsorizza questo video, quindi non andateci.
ragazzi, siamo finalmente a casa. È arrivato il momento di provare la nostra tavoletta. Non è una tavoletta nella lavagna, continuo a dire tavoletta. Adesso faremo l'unboxing. Con niente. Adesso scopriremo se fa schifo come l'altra. Ah sì, sto andando molto lentamente per un effetto drammatico. Scrive. Adesso bisogna vedere se cancella. No, ragazzi. Cancella veramente. Ora proviamo gli altri pennelli. Dove... Ma c'era scritto che era magnetica. E qui dove c'è il magnetico? Non lo so. Oh, questo è molto meglio. È arrivato finalmente il momento di organizzare la nostra giornata scrivendo appunto i nomi dei giorni della settimana. Lo farò in inglese contro quel tizio che mi ha detto che non posso usare l'inglese nei video. Io faccio cosa cazzo mi fa. Questi vlog sono sempre i più divertenti, ma nessuno se li incula ogni volta. Perché i vlog che faccio arrivano a 10 like e invece i commenti arrivano a 5.000, ma nessuno si incula al mio canale? Lo faccio in inglese, quindi Monday. Dopo c'è Tuesday. Wednesday. Non è che so scrivere in inglese, so parlare in inglese. Vai. Thursday. Dai, rifalla quella. Oh, si scrive così Saturday. Si scrive con l'H. È impossibile. Perciò cerchi di scrivere in inglese ma non ti riesce neanche. Esatto. Il tizio aveva ragione. Dovete organizzare la vostra giornata a base ai vostri orari. Le cose più importanti segnatele in rosso. Le cose meno importanti segnatele in verde. Noi siamo professionali su questo canale. Ah no, aspetta, sai cosa dovrei fare? Qui ho sbagliato tutto. Avevi ragione tu sul sabato. Abbiamo finalmente organizzato la nostra lavagna. Come potete vedere, ho diviso la lavagna a seconda degli orari più comuni nei quali cambio attività per dimostrarvi che manterrò il mio impegno nel fare video. Saturday ci scrivo YouTube. Ragazzi, organizzare la vostra giornata è importante. Qualunque cosa fate, dovete cercare di essere consistenti. Questa è la via per il successo. In qualunque cosa, nella scuola, nel disegno, in quello che vi pare. Poi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Era un po' improvvisato così, dalla prossima settimana inizierà una programmazione regolare, quindi non ve la perdete. Ciao! Perché palle, ogni volta deve essere così. Che non so come finirlo. Vabbè, mettete like, non ve lo scordate. Ah, e seguitemi su Instagram, che metto i video di Instagram TV.